Cari amici, buongiorno. Nuovamente insieme per il consueto appuntamento giornaliero con il mercato dei cambi. Oggi, martedì 2 febbraio 2021. La notizia del giorno è che la RBA, cioè la Banca Centrale Australiana, ha lasciato i tassi invariati allo 0,10. Ma attenzione, è stato aumentato il QE per ben 100 miliardi di dollari australiani. Nello statement si legge che l'economia è in ripresa, che l'inflazione però e l'occupazione non sono stati dei target raggiunti perché l'obiettivo era sotto al 5% dell'occupazione e non è stato raggiunto, siamo ben oltre il 6,5% e la RBA dichiara che solo entro la fine del 2021 probabilmente l'occupazione tornerà intorno al 6% e solo nel 2022 raggiungerà gli obiettivi del 5%. Anche l'inflazione, cari ragazzi, non è un problema, tant'è vero che è stato aumentato il QE di 100 miliardi e a partire dal mese di aprile con acquisti mirati di bond di circa 5 miliardi a settimana. Dicevamo, l'inflazione non è un problema, per cui secondo la RBA addirittura i tassi verranno rialzati nella prima metà del 2024. Quindi, ragazzi, si allontanano le possibilità di un rialzo dei tassi in Australia e la reazione del dollaro australiano è stata, direi, abbastanza emblematica, nel senso che abbiamo visto sul momento della decisione un dollaro australiano scendere immediatamente, come potete vedere, da 0,76 e circa 60-70 a 0,76 e 20-25, si trova ora in area 0,76 e 30. Vedremo quelle che saranno le reazioni oggi per questa giornata del dollaro australiano, ma sicuramente ci sono altri dati che, diciamo, sono all'attenzione degli operatori e tra questi dati, cari amici, ci sono dei dati europei abbastanza significativi. Tra questi ci sono il CPI francese, che è degno di nota perché i prezzi al consumo possono indicare quello che può essere l'andamento dell'inflazione nella seconda potenza industriale europea e dall'altra parte la disoccupazione in Spagna e soprattutto il PIL italiano del quarto trimestre. Quindi, cari amici, si possono verificare delle situazioni importanti anche sull'euro-dollaro, che è il main driver. Andiamo a vedere euro-dollaro ed euro-dollaro, attenzione, si trova sul punto che abbiamo dichiarato nelle ultime settimane come il punto cruciale oltre il quale il mercato potrebbe approfondire. Siamo in area 1,2160. Sarà oggi il giorno del breakout? Se dovesse essere il giorno del breakout, attendiamoci un movimento anche interessante fino a 1,1950, cari amici. E questo potrebbe essere poi il preludio ad ulteriori successivi ribassi. Però vedremo, perché il trend di fondo è ancora rialzista, cari amici, e quindi potremmo assistere solo a delle correzioni e poi alla famosa ripartenza di cui tanto si parla. Lo vedremo, vedremo anche cosa dirà la BCE. Sappiamo benissimo che la BCE non è contenta sui tassi di cambio sopra a 1,20 e quindi vedremo quelle che saranno le reazioni del mercato. Ci sono altri cambi interessanti, non c'è mai tempo, ragazzi, in questo periodo di poter vederli tutti insieme, però seguiteci perché le nostre analisi quotidiane sul nostro sito anche verranno ampiamente, diciamo, dibattute. Quindi attenzione al dollaro yen, per esempio, la rottura di 104,30 ha portato i prezzi in area superiore e potremmo ora raggiungere anche 105,5-105,60. Continuate a seguirci, cari amici, su YouTube e Instagram con gli amici di Active Trades. Buona giornata a tutti.